Buongiorno, buongiorno, entriamo in diretta, buongiorno, benvenuti. Cominciamo questa mattinata, come anticipato poco fa, ve l'avevamo promesso, abbiamo detto giusto un brano musicale, torniamo in onda. Oggi parliamo di libri, scrittrici. Diamo il benvenuto alle nostre ospite di oggi. Insieme a noi abbiamo Elena Pigozzi, scrittrice, benvenuta. Grazie. E poi abbiamo Katia Zantedeschi, mediatrice letteraria, che torna a trovarci spesso e volentieri, con grande piacere, che ci porta sempre artisti, scrittori, scrittrici che hanno, oltre a avere delle storie belle da raccontare, parliamo di tanta qualità e noi piace tanto. Quindi benvenute, come state? Grazie, bene, ciao, bene. Grazie. Come va? Grazie. Tutto bene? Bene, bene. Bene, allora oggi parliamo, Elena, del tuo nuovo libro, perché sì, insomma c'è una storia molto curiosa. Mi hanno spoilerato qualcosa prima, ma ho detto non troppo, perché io voglio gustarmene, voglio in fare diretta. Esatto. Però prima di arrivare al tuo libro, Elena, io vorrei parlare un po', leggermente, un po' della tua storia. Come sì, nasce Elena Pigozzi, scrittrice? Prego. Allora, io nasco in realtà come giornalista, sì, e divento giornalista ed è il modo con cui appunto mi guadagno da vivere. Certo. Quindi la scrittura per me era appunto lo strumento per potermi mantenere. Sì. E però quello che succede spesso, no, nelle vite di ciascuno di noi, è che si entra poi a conoscere, si entra in contatto con altre storie. Io sono una innamorata delle storie. Ho cominciato a, così, a conoscere storie che riguardavano il mio territorio. Sì. Ad esempio le storie di un momento straordinario che è stato l'arrivo del cinema negli anni 50 proprio a Verona. Wow. Con Visconti, Zeffirelli, i grandi del cinema. Esatto. E queste storie me le sono portate appresso, cioè le avevo conosciute diciamo da ragazza. Certo. Poi a un certo punto è diventata impellente la necessità di farle conoscere, perché erano le storie di chi nessuno parla mai, cioè delle comparse, di chi sta fuori dalle liste dei film, no? Nemmeno certo, vengono citate. Ed è un po' questa urgenza di dare voce a chi mai l'ha avuta, che mi ha spinto al primo romanzo, e poi quest'amore per le storie mi ha portato a proseguire, insomma, a raccontare altre storie. Beh, questo è intanto bello, complimenti, perché già io sono incantata, a me piace ascoltare le storie delle persone, perché ognuno di noi ha la propria storia. Certo. E la cosa bella, che non importa che tipo di storia sia, l'importante è che la propria storia è unica e tale rimarrà. E direi quindi anche che è anche degna di essere raccontata. Ogni storia. Vero. Adesso ci emozioniamo tutti, ci mettiamo a piangere. Allora, raga, intanto grazie ancora per essere oggi qua con noi. Parliamo, Elena, del tuo nuovo libro. Ho preso fiato. Sì. E proprio per questo, Katia, eccoci qua, Katia. Ciao. Raccontaci, perché ciao Katia, tu sappiamo che legge un sacco di libri e ogni tanto noi ci sentiamo e mi dice: ho un libro fighissimo, bello. Dico: bene, pronti? Cioè, praticamente, e ho una scrittrice veronese fighissima, quindi orgoglio, grazie, della nostra città. Hai fatto bene. Raccontaci, Katia, cosa insomma ti ha lasciato di bello questo libro. Insomma, a te la parola, prego. Allora, questo libro è un libro molto intenso. Sì. È una saga familiare. Sì. La storia di una famiglia. Sì. Dove la protagonista, che è la penultima discendente di questa stirpe, ha un dono particolare, ma poi ce ne racconterà Elena. Certo. Ossia sentire l'acqua. Ma la cosa che io volevo sottolineare è che è una storia soprattutto di donne, perché questa famiglia è portata avanti da queste donne, dal loro coraggio, dalla loro forza. E in un momento come questo, e sappiamo quello che sta succedendo e che è successo, valorizzare la figura femminile è importantissimo. Quindi grazie Elena, grazie a te, di raccontarci a te delle donne meravigliose. Grazie a te. Beh, insomma, come nasce l'idea di questo libro? Adesso è arrivato il momento di parlarne. Certo. Sappiamo, anzi, a casa non lo sanno, io qualcosa so. Prima di parlarne, parliamo anche già di premi, perché so che c'è già qualcosa in ballo di importante. Bravissimo. Già accaduto, oltretutto. Cioè, quindi, prego. Katia. Guarda, allora, Elena, è un incanto solo da sentire a parlare. Vero. E oltretutto questo libro, che di cui stiamo parlando oggi, è un libro fresco di premi molto importanti.
e i premi internazionali letterari ha vinto della città di Como, sì. Wow. E un altro premio letterario importante è Melvis Jones, sì. Quindi orgoglio veronese a tutto tondo. Applausi veri, applausi veri. Ecco regia, rivediamo un attimo le foto, stiamo vedendo delle foto, guardiamole insieme, eccoci qua. Cosa stava succedendo in questa giornata? In questa giornata ho incontrato delle donne che mi hanno raccontato le loro storie e io a loro ho raccontato le storie appunto dei miei romanzi, in particolare. Bello. Sia La ricamatrice che appunto l'ultima, che è La bello. Signora dell'acqua. Beh, molto bello. Veniamo a noi, La signora dell'acqua, come nasce? Svelaci un po' qualcosa. Ecco. Allora, La signora dell'acqua nasce da come inizio, diciamo, la curiosità, sì. Ciò che mi ha portato a raccontare di questo tema è stata una storia di famiglia. Io ho avuto un bisnonno, sì. Che era un rabdomante che aveva il dono dell'acqua, cioè per la sua comunità sapeva sentire dove nel terreno scorrevano le falde acquifere e per la comunità, che era la comunità posta tra Rivoli, la Valle dell'Adige, il Monte Baldo, sì. Il Lago di Garda, costruiva i pozzi. Allora sono partita da lì, da questa storia meravigliosa, e ho cominciato a indagare l'ampio ambito della rabdomanzia. Però mentre lo facevo non vedevo più il bisnonno, vedevo una donna. Certo. Ed è stata lei, personaggio da cui appunto, certo, ho preso da una storia di famiglia, ma ho dato voce, certo. Ad un'altra storia. Questa persona era appunto Sara, che è la protagonista? La protagonista, che ha questo dono, un dono anche difficile da reggere perché donna, sì. Un dono che la farà anche un pochino soffrire, che è costretta all'età ormai avanzata, insomma una settantina d'anni, di fare ritorno in quella casa che era stata costruita dal suo nonno alle pendici del proprio nel medesimo luogo dove in realtà il mio bisnonno costruì la casa, fare ritorno perché ha una lettera d'esproprio da parte del comune che la obbliga a lasciare la casa perché vogliono costruire una bretella a scorrimento veloce. Certo. È chiaro che lei deve difendere la casa che rappresenta lo scrigno prezioso delle storie di famiglia, ma deve difendere anche e soprattutto una comunità, perché sotto le fondamenta di questa casa scorre una falda acquifera molto importante. Quindi la vicenda si snoda con un presente che ha il presente di Sara, sì. Che difende come può questa, certo, casa, certo. E il passato che le ritorna grazie all'acqua che scorre sotto, che le porta. Beh. Le voci, le storie di chi ha abitato nella casa. Tanta roba, cioè nel senso mi hai messo una curiosità incredibile e spero anche voi a casa. E dove, come possiamo trovarlo il libro? Il libro si trova in tutte le librerie, comunque se non lo trovate nelle librerie si trova anche online, certo. Ecco. Beh, insomma mi raccomando, sì, io lo dico sempre che un libro, vabbè adesso magari è scontato, no, quando si dice un libro va letto non vuol dire aprire, cioè vuol dire leggere, ha un valore più importante della parola stessa, cioè bisogna entrarci. Poi Katia, apriamo una parola, cioè apriamo una parentesi su questa cosa, visto che tu di lettura sei molto esperta. Sì, bisogna ricavarci un messaggio. Io lo dico sempre, leggere non è solo il divertimento della lettura, il leggere è una cosa di molto più grande, molto più importante, perché ci arricchisce noi, certo. Stessi per poter affrontare, certo. Il tempo in cui viviamo. Infatti quando ho iniziato questo discorso Katia mi stava guardando molto attentamente, ho detto aspetta che mi salvo, dillo tu che è meglio. No, ecco, volevo dire proprio questo, quindi, insomma, no, è vero, ma è importante, no, molto è importante, importante il messaggio, certo. Che un libro e ricavarci il messaggio, certo. Io personalmente ho ricavato il messaggio che come, non voglio essere scontata o retorica, no, ma veramente a volte, spesso i pilastri della famiglia, i pilastri della società, e sono i protagonisti, sono le donne. Sono le donne, sono, e è assurdo, certo, che certo. Non voglio ripetermi, succedono delle cose ma abbiamo, certo, no, è chiaro, questo è chiarissimo. Siamo in chiusura, vi ringrazio per essere state oggi con noi. Prima di chiudere, gli ultimi 20 secondi ti salvo con 20 secondi, domanda così personale: quando le persone che hanno letto il tuo libro ti fanno i complimenti sulla tua storia, della tua famiglia, come arriva?
Arriva l'emozione che forse qualcosa sono riuscita a dire e a trasmettere. È bellissimo, perché in particolare in questa storia c'è anche il bisogno di volerci bene in un certo senso. Questo è il messaggio, cioè Sara scappa da un dono che è la sua natura, ma il ritorno che lei fa è anche un ritorno di chi vuole diciamo proprio conciliarsi con il passato, conciliarsi e accettarsi, ed è questo forse il grande messaggio. Nel momento in cui noi accettiamo davvero chi siamo, incominciamo a volerci bene e cambiano tutte le relazioni con l'altro. Questa è la quanto Sara mi ha insegnato, perché io non lo sapevo quando ho iniziato a scrivere. Non sapevo che avrei raccontato di Sara, e ho inseguito lei. È stata lei a raccontarmelo. Beh, bellissima, a raccontarmi il suo messaggio. Prendete spunto, ma soprattutto leggete. Grazie per essere stata oggi con noi. Grazie a Elena Pigotti, scrittrice, e alla buon Katia Zantedeschi, mediatrice letteraria, che torna spesso a trovarci. Grazie di cuore. Grazie, raga. Andiamo avanti con la musica, continuiamo, ma soprattutto, se noi ve lo diciamo sempre, vi siete collegati soltanto ora e vi siete persi l'intervista, radioadige.tv per rivederla, condividerla, come, quando e con chi volete. Musica.